cari amici curiosi della natura, bentornati nell'Uomo in Erba. Io sono Giancarlo, un po' tristato dal nostro modo approssimativo di giudicare alcune specie di animali, come fossero creature immonde. Questa volta si tratta della iena, ormai considerata un simbolo di spietata vigliaccheria, un essere repellente da disprezzare. Proviamo a liberarci da queste idee fasulle, da ingiusti modi di dire, e una dimensione sconosciuta ci lascerà sorpresi. Apriamo gli occhi alla sua giusta realtà. Sigla. La iena è una specie inclusa nell'ordine dei carnivori, con una famiglia poco numerosa, gli ienidi, la più piccola nella classe dei mammiferi, eppure nell'area africana la più importante a livello ambientale. Pochissimi animali svolgono un compito così disprezzato quanto indispensabile. Gli aspetti che consideriamo ripugnanti sono in realtà il loro eccellente, ammirevole modo di nutrirsi, qualcosa che fa parte di un'equa suddivisione del cibo tra gli esseri del pianeta Terra. Attualmente le specie di iena nel mondo sono quattro: la iena striata, il protele, la iena maculata e la iena bruna. Si trovano soltanto in Africa e in Asia meridionale, suddivise in varie zone, dal Sahara all'Egitto fino all'India. Gli habitat di queste specie riguardano climi temperati caldi, zone rocciose e pietrose, dove vivono molti animali a loro graditi, territori montuosi, più distanti da predatori abituali, con terreno agibile per scavare le tane, aree desertiche, luoghi dove una iena sa come cacciare e resiste bene. Beve molto poco, a differenza di altri predatori. Le regioni semidesertiche, oltre al resto, ospitano anche le termiti, cibo gradito dal protele, una delle quattro specie. Le savane erbose, classici ambienti che ospitano molti animali feroci, e gli avanzi di prede, carcasse lasciate in giro, e lo stesso le foreste aperte, dense di vita e abbondanza di animali morti. I grandi spazi cespugliosi sono adatti per corse di caccia e la cattura di piccoli tra le numerose mandrie. Non mancano le aberrazioni dovute alle nostre abitudini, come le superfici urbane piene di rifiuti puzzolenti. 20.000 anni fa l'uomo delle caverne conviveva con la iena sfelea, una specie abbondante, di cui era predatore e preda nello stesso tempo. Nella grotta di Chauvet, nella Repubblica Ceca, esiste un graffito molto ben fatto, che dimostra una certa considerazione per animali di cui oggi non vediamo minimamente l'importanza. Oltre all'indispensabile selezione naturale che compiono su diverse specie da riequilibrare, la loro nicchia ecologica comprende anche la rimozione degli animali morti dal territorio. Dove transita un branco di iene, di una carcassa non resta nulla. Quei denti massicci e i potenti muscoli delle mascelle sono in grado di sbriciolare le ossa di un elefante. I leoni non aggrediscono le iene, che mangiano in gruppo e sono molto più abili di loro a rintracciare un animale ferito o una preda morta. Il loro senso fondamentale è l'odorato, potentissimo, che le guida verso un animale ucciso alla distanza di chilometri. Quello è l'odore, per noi fetore, del nutrimento che preferiscono. Il loro stomaco assimila ciò che altri carnivori non potrebbero mai digerire. Tralasciano solo il pelo, le corna e gli zoccoli. E cacciano animali vivi quando sono spinti dalla fame. Dopo una predazione o un banchetto a base di carcasse in decomposizione, emanano un olezzo sgradevole. Un aspetto così poco invitante allontana eventuali minacce. Ma chi alleva una iena si rende subito conto che si tratta di animali puliti, affettuosi e intelligentissimi. A riguardo, si pensa che queste specie abbiano un cervello dalle capacità ragionative pari a quelle di uno scimpanzé. Risolvono infatti problemi abbastanza complessi. A proposito di minacce, si può dire che i possibili predatori delle iene si equivalgano ad esse. Felidi o canidi possono aggredire iene solitarie, cuccioli o individui in difficoltà. Così i potenziali predatori, compresi leoni e sciacalli, corrono i medesimi rischi con un branco di iene. Oltretutto, le specie più grandi di iena sono predatrici delle specie più piccole. Possono uccidere un licaone, il cane selvatico africano, con un morso. Una sola di esse, con le fauci aperte, può far scappare un leopardo su un albero e quattro iene coalizzate costringono alla fuga un leone solitario. Gli allevatori sono i veri nemici, accusando le iene di predare il bestiame. E ci si è messo anche lo stesso ambiente, impoverito, ormai sconvolto dai cambiamenti climatici. Questi animali hanno capito l'importanza del gruppo
e possono riunirsi fino a 100 individui. Chi comanda è sempre una femmina anziana ed esperta. Le famiglie sono rappresentate dalle madri. Sono loro a decidere con chi accoppiarsi. Sono infatti più forti e aggressive. È difficile riconoscere il maschio dalla femmina. Visti dall'esterno, i loro organi per la riproduzione hanno apparentemente una forma simile. Questa struttura crea difficoltà nel parto e rischio di morte per la madre e per il cucciolo. I maschi stanno in fondo alla gerarchia ed adulti cercano altri gruppi. In genere l'accoppiamento avviene da maggio ad agosto, senza particolari attrazioni ormonali. Le femmine preferiscono i maschi vagabondi. Quelli del gruppo non si ribellano, anzi aiutano ad allevare i nuovi nati. La femmina mette al mondo da 1 a 7 piccoli, pesanti un chilo ciascuno, in una tana nascosta, lontana da tutti. Ogni 20 mesi fa una cucciolata. L'allattamento ha la durata di un anno e mezzo, con un latte tra i più nutrienti in assoluto. Così non ha bisogno di rigurgitare carne ai figli, e non sarebbe capace. Il rifugio per la famiglia, che è come quello del lupo, conta 4-6 elementi. Viene scavata al suolo con le unghie, strutturato a gallerie più o meno larghe con uscite diverse. Il territorio intorno comprende spazi sociali come i gabinetti comunitari, dove tutti vanno nello stesso posto a fare i bisogni. Ci sono anche sentinelle giorno e notte e i confini vengono segnati incollando le erbe tra loro o sui sassi, rilasciando una pasta odorosa bianca e anche scura, in dense gocce che fuoriescono da sotto la coda. L'operazione viene detta pasting. Di giorno preferiscono dormire e cacciano di sera. Sanno valutare il caldo e il freddo, comportandosi di conseguenza. Amano l'acqua e nuotano volentieri, stando un bel po' immerse, andando anche sotto con la testa. La loro logica intelligente fa sì che quando qualcuno, per un caso o un ragionamento, scopre un nuovo modo per cacciare, per nutrirsi o per difendersi, chi comanda sospende le direttive, finché tutti non hanno imparato a sfruttare la nuova idea. Le quattro specie in generale si assomigliano, come nelle zampe, più corte di dietro, che danno al corpo un aspetto inclinato, un po' goffo, ma che rendono stabile e ferma una carcassa sotto di loro. Dal corpo tarchiato somigliano a un grosso cane, anche nella chiassosità, eppure sono imparentate con i felini. Mangiano con guaiti e versi minacciosi, ma solo per un vezzo, senza violenza. Gradiscono molto i resti in decomposizione di qualsiasi animale o preda abbandonata e possono dare la caccia a diverse specie. L'impala, detto melampo, una sorta di antilope africana, abitatore in zone cespugliose, nonostante sia difficile da catturare. Lo springbok, l'antilope saltante del Sudafrica, ancora più agile, è una sfida di abilità per le iene affamate. L'okapi, caratteristico mammifero parente delle giraffe, vive nelle foreste del Centro Africa. Lo gnu, che si sposta in madri immense, offre molte facili prede anziane, malate o piccoli. Il bufalo nero, o bufalo del capo, è un bovino che vivendo in branchi presenta diverse possibili catture. Le zebre sono molto gradite, tra cui la zebra di Burka, che soccombe di fronte a un branco di iene. La gamma comune, lucertola azzurra delle pietraie e dei cespuglietti, è uno dei rettili preferiti. Tra gli uccelli anche il marabù africano, parente della cicogna, che si trova spesso tra i resti di carcasse. Come già detto, gli animali morti sono sempre più graditi dalle iene e le ossa degli animali non sono un problema quando denti robustissimi possono frantumarle per succhiarne il nutriente energetico midollo. Vediamo di riconoscere le specie di iena dal loro aspetto generale e da certi particolari. Si distinguono comunque una dall'altra con una certa facilità. La iena macchiata, crocuta, vive al sud del Sahara. È la più grande e più forte, lungo 1,40 m, alta alla spalla 80 cm, pelo giallo-biancastro con macchie marrone ai fianchi e sulle cosce. Il muso marrone scuro rossiccia sulla testa come sulle guance. Una coda breve con punta nera. Le orecchie sono piccole e rotonde. La notte emette il suo grido stridulo, che è la famosa risata da iena, per cui fu nominata un tempo Iena Ridens. È la più sfacciata e azzardata con il bestiame e gli animali domestici, persino con l'uomo. Attacca anche babbuini e lepri. Di solito però si accontenta di carogne di animali. I loro piccoli, ne fanno fino a 7, sono scuri, senza macchie. Allevati sono simpatici e si affezionano.
La iena striata, iena, vive in Africa del Nord, ma anche in Asia Minore, fino in India. Lungo 1,10 m, alla spalla 75 cm, il pelo è dritto, ruvido e lungo, grigio bianco giallino, con strisce nere attraverso il corpo e sulle zampe. Muso grigio e gola nera, orecchie dritte a punta, dentro scure. Sul dorso ha una criniera e la coda è altrettanto folta, con gli stessi toni. È un ottimo spazzatutto, divoratore anche di ossa, persino di stracci insanguinati e di cuoio. La iena bruna paraiena brunea, detta lupo delle sabbie, vive nell'Africa orientale, arrivando fino al sud. Lunga 95 cm, 70 cm alla spalla. È abbondantemente ricoperta di pelo scuro, compresa la fitta coda. Al collo però è chiaro, con la testa grigia come le orecchie appuntite. Le zampe a righe, come la iena striata. Frequenta le zone rocciose, percorre le savane e ampi territori erbosi. Si nutre anche di frutta e di speciali tartufi. E siccome è la più convinta cacciatrice, anche di qualche animale domestico, è stata quasi sterminata. Il protele, Proteles cristata, vive in Africa, dalla Somalia alla Terra del Capo, fino all'Angola. È la specie più piccola, misura 85 cm, alla spalla 65 cm. Orecchie grigie, a punta, il mantello è arruffato di un colore giallognolo, striato di nero, come il corpo e le zampe, che sono grigio chiaro. La pancia è bianco-giallastra, il muso e la coda sono grigio scuro, considerata specie a parte per la dentatura fragile, fatiscente. Non può mangiare grandi animali e si nutre di termiti, fino a 200.000 in una notte, usando la lunga lingua appiccicosa. È considerata perciò specie utilissima. Cari amici, gli animali sono tutti diversi, da conoscere e anche da rispettare. Seguiteci iscrivendovi al canale e poi magari abbonandovi per chiedere una consulenza o suggerire un argomento. Avete già cliccato sulla campanella? Se lo farete sarete avvisati a ogni nuova puntata. Grazie e ciao a tutti!